un compagno, ecco che lo trova, c'è Ryucci che va a mordere le caviglie di Artuso, cross interessante, la palla danza al centro dell'area, si gira con decisione, con uno scatto perentorio e mette dentro il giocatore della Gioiese. Siamo al 23esimo ed è stato Capria a segnare questo gol. Cimato che si accinge al rinvio. Il pallone arriva nella zona di Doria, se non andiamo errati, che scambia con Mellace, che calcia nei confronti di Virgilio, che apre per Marco Voci, che alza la testa, azione alla mano verso Jenko, che riceve palla di fronte a Seborgese, lo punta, mette in mezzo, Stajanov, Marco Voci, vince un tackle al centro dell'area di rigore, recupera ancora Procopio, Stajanov! Andrea Stajanov al 44esimo minuto. Il pirata prende palla dopo un'azione convulsa. Senti, se il pallone non lo prendeva lui, l'azione sarebbe continuata. Intanto Artuso entra in aria, arriva fino da Lombardo, mette in mezzo, il pallone danza e Artuso segna. E il 2-1 se n'è andato in serpentina Artuso e poi ha messo con un colpo da biliardo, quando siamo al 13esimo, ha messo la palla in rete, torna sul palo di competenza Cimato, pronto al fischio il signor Longo, sta per partire Stajanov, parabola, tiro, gol! Andrea Stajanov, il pirata, e la mette dentro di precisione al 34esimo minuto con la freddezza del bomber sulla propria sinistra. Parte Stajanov! Andrea Stajanov porta a casa il pallone quando siamo al 41esimo minuto di gioco. Esplode il frabotto Mannis e il Monte Paone passa in vantaggio. Un'altra punizione, un'altra magia di Stajanov, e al 41esimo c'è la tripletta del centravanti del Monte Paone. Il Monte Paone vince per 3-2 su un'ottima Gioiese. Noi abbiamo mister Graziano Nocera. Mister, innanzitutto i complimenti per una partita veramente ad alto livello, un super Artuso, però lei stava dicendo mi fanno venire l'ulcera, quindi un po' arrabbiato è. Ma assolutamente sì, nemmeno negli allievi si prendono i gol come li abbiamo presi noi. Cioè abbiamo subito due gol su due palle restituite praticamente al Monte Paone, su una palla buttata fuori. Una abbiamo fatto salire il portiere fino a centrocampo e una praticamente al posto di giocargli la palla nella metà campo loro, abbiamo messo una palla a 10 metri e abbiamo subito gol. Una partita dominata in lungo e largo, ci siamo mangiati 10 gol davanti alla porta, specialmente nel primo tempo. Non si può tornare a casa senza punti. Io con presunzione, mi dispiace dirlo, ma anche il pareggio oggi alla Gioiese andava stretto. Non si può venire fuori casa, una squadra buona come il Monte Paone, creare 5-6 ripartenze in superiorità numerica e non riuscire a concludere e subire gol come li abbiamo subiti. Cioè non si possono subire gol. Sì, siamo una squadra giovane, siamo una squadra inesperta, accetto tutto, ma questi nemmeno negli esordienti si prendono questi gol. Però resta il fatto che la buona prestazione comunque fa sì che la Gioiese potrà dire la sua in questo campionato, nonostante appunto queste ma problematiche. Assolutamente no, perché siamo alla quinta giornata e abbiamo dominato il Rosarno, abbiamo dominato la Bagnarese, abbiamo fatto una grande partita oggi a Monte Paone, abbiamo 5 punti. Domenica viene il San Luca e dovevo essere arrabbiato per forza, dovevamo essere una squadra che oggi doveva essere a ridosso della zona playoff e magari domenica prossima saremo ultimi in classifica. A me i complimenti non mi fanno niente, non mi portano punti. Io analizzo che oggi abbiamo preso due gol su punizione evitabilissimi e questo mi dà fastidio perché la mia squadra ha fatto una grande prova. E comunque possiamo spendere una parola per Artuso, che ci sembra un calciatore di categoria superiore? Assolutamente sì, Rocco è un giocatore esperto, un giocatore che in questo campionato fa la differenza. Noi abbiamo puntato su due o tre grandi e poi, come tu hai visto nella formazione, abbiamo tutti i ragazzi di 19-20 anni. Quindi è normale che sui grandi che abbiamo puntato devono essere dei grandi che dovevano avere un valore assoluto. Rocco è uno di questi, però è peccato perché ogni domenica usciamo dal campo con questa tipologia. Allora io preferisco giocare male ma portarmi a casa dei punti. Ristabilita la legge del frabotto Mannis, mister Pisano, è stata dura, però alla fine sono arrivati i 3 punti, super Stajanov e un Monte Paone a mio avviso in crescita. Sì, no, assolutamente, credo che la squadra abbia ripreso il cammino, anche se riceve 3 sconfitte di fila è stato un duro colpo, anche se devo sottolineare che non sono state 3 sconfitte uguali, sono state 3 sconfitte diverse l'uno con l'altro.
nell'ultima eravamo molto rammaricati perché non siamo riusciti proprio a entrare in campo, quindi ci tenevamo oggi a riprendere il cammino, e credo che oltre un paio di disattenzioni per il resto la squadra abbia fatto un'ottima gara, ha meritato secondo me di portare a casa 3 punti, e più che a legge del frabotto direi che dobbiamo essere, come ho visto negli ultimi 25 minuti, la squadra ha un grande crescendo atletico, tecnico, e in quel modo sicuramente si possono raggiungere degli obiettivi. Mister, sul gol di Artuso è stato bravo lui ad arrivare fin dentro la porta o c'è stata qualche responsabilità della difesa? No, abbiamo sbagliato qualcosa ovviamente, perché abbiamo tirato fuori troppo il centrale di destra e quindi si è creata una voragine che lui è stato molto bravo a prendere completamente fino al fondo, e quindi abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare e correggere. Come al solito martedì faremo le giuste, o meglio speriamo di riuscire a fare le giuste analisi per correggerle e proseguire il cammino. E comunque un Montepaone che non è dispiaciuto ai tanti tifosi accorsi qui oggi. No, devo dire che oggi era importante una reazione dal punto di vista di prestazione, dal punto di vista mentale, dal punto di vista atletico, fisico, perché comunque dovevamo dimostrare di essere vivi. Noi non siamo partiti per vincere il campionato, quindi ci può anche stare di passare dei periodi da neopromossa che possano essere 2 o 3 sconfitte di fila. Noi dobbiamo essere bravi a capire le cose che abbiamo fatto bene in quei periodi, perché non è detto che se una squadra perde 3 partite di fila abbia fatto tutto in modo sbagliato. Io sono convinto che abbiamo fatto delle cose molto buone, e siamo, secondo me, riusciti oggi a metterle di nuovo in campo correggendo gli errori di domenica scorsa.